stata accolta su mia proposta dal Presidente e dalla Giunta del Consiglio è proprio la manifestazione di Piano Vetrale, che dall'anno prossimo diventerà, sempre svolta in questo borgo, patrimonio dell'intero Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano d'Albione. Grazie. Enzo, ci ha tolto la sorpresa per l'11. Ma il borgo di Piano Vetrale è il minimo comune denominatore con Antonio, ma oltretutto è anche uno splendido borgo del parco, e su questo noi abbiamo avuto il privilegio di ospitare a Palazzo Mainenti la prima presentazione del libro, ed oggi siamo qui nel solco di continuare a testimoniare la vicinanza del parco come ente di sviluppo e di promozione del territorio, soprattutto di promozione della cultura e dei nostri migliori talenti. Siamo ospiti di questa bella iniziativa organizzata dalla Prologo Paolo De Matteis. Parliamo del Pennello d'Oro e come parco avete una bella notizia da dare. Sì, devo ringraziare il Presidente Pellegrino, il Consiglio, la Giunta, che hanno accolto una mia proposta di istituire questo premio come premio dell'intero Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano d'Alburni, che si terrà nello scenario di questo splendido borgo, di cui il murales alle mie spalle è un esempio bellissimo, e sarà inserito all'interno di un calendario speciale di promozione di eventi culturali del nostro territorio che il parco intenderà fare a partire dall'anno prossimo. E quindi questo premio, che è arrivato alla sua 40ª edizione, diventerà premio e patrimonio dell'intero Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano d'Alburni.